vado molto orgoglioso di quasi 6 anni, anche più di 6 anni, alla presidenza di ESTRA. Abbiamo lavorato molto, ci siamo concentrati su diverse dinamiche e abbiamo avuto sempre un comportamento estremamente corretto. Pur essendo un'azienda a capitale pubblico, è un'azienda che si muove nel mercato con una dinamica privatistica e che però ha sempre avuto a cuore procedure trasparenti e corrette, quindi tutte quelle questioni che erano frutto di quel dossieraggio dell'amministratore di Coingas, Staderini, sono state considerate per quello che erano, delle invenzioni per in molti casi non fondate. Quindi sono molto soddisfatto perché erano questioni anche infamanti, no? Uso personale di carte di credito. Dubbi sulla gestione di alcune sponsorizzazioni, insomma, erano cose che completamente fraintese che attenevano a procedure estremamente corrette. Francesco Macri commenta così la richiesta di archiviazione rispetto all'accusa di peculato come presidente di Estra, un filone della più ampia indagine che riguarda Coingas e la sua nomina come presidente della Multiutility. In questo caso non c'è stato processo, il pubblico ministero, terminate le indagini, ha ritenuto di chiedere l'archiviazione. Macri era stato sostanzialmente accusato di utilizzare a fini personali i denari di Estra. Ecco, come lei ricordava, l'altro procedimento è appunto ancora in corso, ma crede che questa archiviazione, come lei giustamente ricordava, qui non c'è stato un processo, possa pesare o magari se lo augura? Me lo auguro che sia, come dire, un inizio positivo dopo anni di pesantezza o comunque di sopportazione. Ecco, non auguro a nessuno subire una procedura giudiziaria, addirittura un processo. È molto faticoso perché poi, tra l'altro, verte su questioni in punta di diritto. E a volte ci sfugge, non si comprende nemmeno la ragione del motivo per cui si è sottoposti al processo. E quindi, insomma, è estremamente pesante quando uno ha la coscienza a posto, ha solo lavorato e lavorato molto. Per carità, qualche errore lo si può commettere sempre, ma non sicuramente reati. Quindi, per me è comunque chiaro ed evidente come si è sviluppata la dinamica della mia nomina. È altrettanto chiaro ed evidente che non mi sono mai occupato delle consulenze di Coingas, avendo molto il mio bel da fare nella guida di Estra. Allora, tra l'altro, insomma, questo processo arriva anche in un momento sicuramente particolare del paese, quindi è un momento davvero faticoso per famiglie, per imprese e un player, insomma, come Estra è importante che lavori e che, insomma, che riesca comunque a supportare, ecco, questo tessuto. In che direzione stiamo andando? Lei è comunque ovviamente al lavoro, al di là chiaramente delle vicende giudiziarie, ma in che direzione stiamo andando? Che cosa ci dobbiamo aspettare? Perché insomma, l'inverno è ormai praticamente entrato, ma comunque siamo in una stagione ormai da mesi davvero molto molto faticosa. Tanto per legare le due questioni, diciamo, posso dirvi senza sopravvalutarmi, sicuramente il processo ha interrotto un cammino e ha indebolito una grande azienda come Estra, e credo che quindi sia il processo sia soprattutto la mia assenza in qualche modo ha interrotto il rapporto solido che si è restaurato con la città di Arezzo, e in questo periodo difficile sicuramente poteva fare un po' la differenza, non avrebbe risolto grandi questioni, ma era un presidio, comunque un punto di riferimento solido per la città, essendo una delle più importanti aziende a livello italiano nel settore. Stiamo vivendo ancora la fase finale di una tempesta. L'Italia è il mercato che ha subito la maggiore speculazione finanziaria sull'energia. Proprio ieri ero a fare un CDA di un'altra grande azienda, il gruppo Piccini, dove abbiamo fatto un grosso contratto di fornitura e abbiamo verificato sul campo quanto il mercato sia difficile per gli operatori. Ci chiedono milioni di euro di fideiussioni per acquistare gas. Prima c'era la fila dei fornitori
compresa Estra, magari al gruppo Piccini. No, oggi siamo noi che dobbiamo quasi mendicare la possibilità di acquistare gas e ci pongono delle condizioni clamorose e pesantissime dal punto di vista delle fideiussioni. Quindi tutta la filiera è gravata da un sistema di garanzie e sconta l'incertezza del mercato. Però diciamo che siamo in una fase finale, ecco, siamo al temporale, siamo usciti un po' dalla tempesta, la stabilità di un nuovo governo eletto dagli elettori, le prime azioni su livello internazionale, dalle ultime di Draghi a quelle prese da questo governo, stanno calmierando i costi dell'energia, però serve il price cap europeo, serve che i paesi europei smettano di procedere in maniera egoistica e si veda veramente l'Europa a tutela diciamo, del mercato energetico e poi usciti da questa emergenza speculativa da tamponare tutti insieme, solidali, dobbiamo necessariamente, come sta facendo il governo, riprendere la strada dell'autonomia energetica di due tipi, riscoprendo le vecchie estrazioni di gas, perché in Italia si può estrarre tanto gas, capire che non è possibile attuare una transizione ecologica nell'immediato, però spingere fortemente con le rinnovabili, col solare, col fotovoltaico. Oggi c'è la grande opportunità della comunità energetica che va diffusa in tutta Italia e quindi renderci indipendenti, riestraendo gas, facendo rigassificatori senza i quali non possiamo moltiplicare canali di approvvigionamento. Oggi prevale la logica del tubo, il gas arriva solo per tubo e la competitività è minima. Se facciamo arrivare il gas per nave, possiamo moltiplicare i fornitori e quindi abbassare i prezzi. Dopo la logica del tubo e quella dei rigassificatori, bisogna capire che dobbiamo mettere anche un piede laddove si gassifica, cioè si liquefa il metano, perché sennò siamo alle solite. E soprattutto dobbiamo tornare a estrarre gas. Questo è un paese che fino al 2000 estraeva 26 milioni di metri cubi, 26 miliardi di metri cubi di gas con un fabbisogno di 76. Abbiamo una potenza estrattiva che arriva fino a 40 miliardi di metri cubi. Dobbiamo avere il coraggio di abbandonare, come dire, questioni ideologiche e ambientali di un tempo e tornare a estrarre gas. Nel tempo però attuare una politica sulle rinnovabili e diventare il paese del sole assolutamente green, lo possiamo fare perché rispetto ad altri abbiamo, come dire, questa fortuna che siamo un paese esposto al sole e insieme alla Spagna, al Portogallo possiamo fare la differenza. In poco tempo con il biogas e i biodigestori possiamo estrarre gas dalla frazione organica, quindi altra fonte rinnovabile. Però anche lì la politica o i cittadini devono capire cosa vogliono. Se hanno paura di un biodigestore, del potenziamento di AISA, sbagliano perché quello è un pentolone dove ribolle la frazione organica, genera gas che poi è depurato in biometano e ci si può mandare le macchine o le nostre caldaie. Insomma, bisogna capire che la transizione green si fa con gli impianti, con la tecnologia, con grandi investimenti industriali. Quindi il paese ce la può fare e deve avere il coraggio di comprendere anche dopo il Covid che l'Italia deve ritornare ad essere protagonista per il proprio fabbisogno e non affidarsi più unicamente all'estero per questo tipo di approvvigionamento. Allora, ci è arrivato lei ad AISA, ma insomma sarà argomento magari di una prossima intervista perché è veramente molto interessante il lavoro che si sta sviluppando, credo anche attraverso il coinvolgimento di Coingas con l'attuale presidente Franco Scortecci. Io per adesso però la ringrazio, magari ci riaggiorniamo per un altro Grazie, approfondimento e buon lavoro. Arrivederci. grazie. Grazie, a presto.